detto, non so se tutti quanti mi conoscono, soprattutto quelli in ascolto da fuori. Sono Danilo Ruggero, sono il presidente dell'Associazione Mare Libero di Ostia e sono nel consiglio direttivo del Coordinamento Nazionale Mare Libero. E adesso sulla situazione di Ostia non dirò nulla, perché Alfonso Sabella ha descritto perfettamente la situazione, che conosce sicuramente meglio di me, e volevo invece soffermarmi su alcune considerazioni che secondo me vanno fatte un pochino al di là di tutto quello che si è detto fino adesso, sia sulla direttiva Bolkestein, sulle concessioni, sui bandi e sulle spiagge. E faccio questa considerazione partendo proprio dalla direttiva Bolkestein, che parla di risorsa scarsa, cioè quando una risorsa è scarsa. Questo fatto di parlare di una risorsa già, diciamo, presuppone a priori che sia qualcosa che debba essere utilizzato a fini di utilizzo economico, e questo già ci fa partire svantaggiati, perché noi sappiamo bene, come è stato detto da Edoardo Zanchini e come è stato detto un po' da tutti, che noi questo bene naturale, questo demanio necessario, lo dobbiamo per prima cosa tutelare, difendere. Incombono i cambiamenti climatici, l'erosione, l'innalzamento del livello del mare. Quindi pensare di affrontare questa situazione solamente in un contesto di tipo economico, e cioè di dire vabbè, dobbiamo cercare di limitare queste concessioni oppure cerchiamo di dare delle regole diverse, è già un'impostazione che non va bene. Cioè noi dobbiamo dare la priorità alla tutela ambientale e dobbiamo dare la priorità soprattutto anche ai diritti costituzionali dei cittadini, perché possono poter affacciarsi al mare e andare in spiaggia senza dover pagare, senza dover rendere conto a nessuno, senza dover chiedere il permesso a nessuno, concessionario o non concessionario. Purtroppo la politica da questo punto di vista non solo ha sposato questo paradigma economico per cui le spiagge ci sono e ci si può andare solamente se sono attrezzate, se c'è lo stabilimento, se mi posso affittare l'ombrellone, il lettino, eccetera. Cioè la spiaggia non è più un ambiente naturale, non è più il nostro contatto con il soggetto mare, il soggetto, diciamo, così, che evoca tante cose anche poetiche, come abbiamo illustrato anche altre volte, ma diventa un luogo di sfruttamento economico. E questo non va bene, non va bene anche perché è la stessa come dire, legge che noi invochiamo adesso, perché ci sono state le sentenze del Consiglio di Stato. C'è un'altra bellissima sentenza che riguardava proprio il caso di Ostia, che ricordava Alfonso Sabella quando ha parlato dell'abbattimento di quei chioschi e dell'apertura dei varchi, che poi, come se n'è andato lui, hanno subito richiuso. E qui apro una piccolissima parentesi, perché si tende sempre a dire c'è l'investitore buono, c'è l'imprenditore buono e c'è l'imprenditore cattivo, però poi si nascondono tutti dietro le stesse sigle. Allora, se ci sono degli imprenditori buoni, che venissero fuori a dire che ci sono anche quelli cattivi, li indicassero, no? Si mettessero in qualche modo in una posizione diversa. E chiudo la parentesi. Quando Sabella è andato a buttare giù i cancelli che erano stati illegittimamente messi a due varchi pubblici, chi gestiva quel tratto di spiaggia ha fatto ricorso al TAR, e il TAR gli ha dato torto, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato gli ha dato torto, dicendo una cosa importantissima, ricordandola, che la spiaggia, il demanio pubblico, il demanio marittimo, per sua natura è destinato alla pubblica fruizione collettiva, e che le concessioni costituiscono un'eccezione. E qui invece sembra che sia tutto il contrario, cioè che la concessione sia il modo principale per rapportarsi con le spiagge. E qui, diciamo, cerco di essere molto sintetico, però da questo nasce tutta una serie di considerazioni che soprattutto nel coordinamento nazionale abbiamo cercato di esplicitare in una serie di proposte. Le proposte in sostanza quali sono? Innanzitutto, la spiaggia non deve essere più data in concessione come spiaggia,
Quindi partiamo dal fatto che le concessioni costituirebbero un'eccezione. Ma se dovessimo concederle veramente alcune porzioni di litorale, noi non concediamo la spiaggia, perché quella, come diceva Manuela Salvi, è come un parco pubblico, è come la montagna, no? È come un'area marina protetta, non è che io posso darla così, affittarla come un capannone industriale, ok? Allora io tutt'al più posso dare la gestione dei servizi che vengono offerti su quella spiaggia, no? Allora io di fatti do il permesso di noleggiare l'ombrellone, il lettino, di tirar su qualche chiosco che poi d'inverno ti porti via e così via. L'altra cosa fondamentale è che su queste spiagge non ci devono essere costruzioni. È inutile che si continui a dire ma noi facciamo gli investimenti. Ma che investimenti devi fare sulla spiaggia? C'è già tutto, c'è la spiaggia, c'è il mare. Quando ti sei portato l'ombrellone e ti sei portato il lettino, l'hai affittato e mangi qualcosa, che altro ti devi portare? Cioè, dobbiamo ripensare un po' tutto il nostro rapporto con la spiaggia. Ma gli imprenditori sì, ma il turismo italiano è unico proprio per questo. Ma questo è un alibi. Basta uscire un attimo dall'Italia, affacciarsi in Francia o in Spagna e si capisce subito che le cose vanno molto meglio lì dal punto di vista turistico, perché le spiagge sono libere, le attività turistiche vengono svolte dietro la spiaggia, non sulla spiaggia. Non c'è lo scandalo dei centri benessere, delle piscine, dei campi da tennis in cemento costruiti sulla spiaggia o dei parcheggi. Addirittura, come ricordava Alfonso Sabella, noi abbiamo tratti di chilometri dove il 25-30% di quella che era la spiaggia è occupato dai parcheggi in asfalto. Allora, per chiudere poi, quali erano le altre proposte che noi facevamo? Chiaramente dobbiamo ridurre anche i tempi di queste concessioni, perché non è che io posso dare una concessione per 30, 40, 50 anni per recuperare quale investimento se non devo fare investimenti. Quindi un sano ricambio favorisce sia un discorso di equità sociale, quindi di prezzi più bassi, ma favorisce soprattutto quella che poi diciamo si vuole tutelare, l'imprenditoria locale. Cioè, se io do una concessione per i servizi, ripeto, non per la spiaggia, per 2, 3, 4, 5 anni massimo, quella gestione favorirà le piccole imprese, le imprese familiari che stanno sul territorio. Un'ultimissima cosa, e questo è un fatto che andrà tenuto sicuramente presente nel momento in poi in cui comunque si dovrà scrivere questa legge per riordinare le concessioni, è che le concessioni non si possono vendere. Noi qui abbiamo adesso uno scandalo enorme, no? Sono state fatte delle leggi, che poi diciamolo, mi sto allargando un po' troppo, ma la politica non solo ha sposato questa visione, come dire, di sfruttamento economico delle spiagge, ma poi ha sposato in questa visione gli interessi di poche persone, no? Sempre le stesse, a cui dava le proroghe, ancora proroghe, ancora proroghe. Quindi questo, diciamo, è un cambiamento necessario che deve essere fatto, cioè di non dare, di dare modo di una sana alternanza, una sana e trasparente alternanza dell'accesso alle spiagge. Perché, come diceva Sabella, ha fatto un esempio chiarissimo. Cioè, io mi prendo la concessione e pago, lui ha detto 33.000 euro l'anno, ma quella era già una cifra, come dire, elevata, ma per il solo fatto che io ho la concessione e la subaffitto dopo 5 minuti che l'ho ottenuta, ottengo un corrispettivo 10 volte superiore, e questo deve essere vietato assolutamente. Adesso noi assistiamo, e ci abbiamo un sito, adesso lo nomino, poi mi daranno addosso, cioè il sito Mondo Balneare, no? Che è la vetrina degli imprenditori balneari, ok? Dove si vendono gli stabilimenti. Ma com'è possibile che si venda uno stabilimento? Allora, questo è possibile, perché dietro lo stabilimento, dietro l'impresa balneare, c'è una società, che può essere una società di persone, una società di capitali. Quando io vendo tutte le quote della società e non lo devo chiedere a nessuno, non devo chiedere il permesso al comune o alla regione, perché è un'attività
come dire, di societaria, no? Commerciale, per cui io vendo le quote della società, le vendo tutte e ho venduto la concessione. No? Quindi c'è questo con me, è come se io mi vendessi un pezzo di montagna o un parco pubblico a un'altra persona, e questo deve essere assolutamente vietato. Io penso di aver detto, scusate un po' la foga, penso di aver detto un po' di cose. Grazie.